città di Castellamonte, unica città del Piemonte a far parte dell'Associazione Italiana Città della Ceramica. Quest'anno, diceva prima giustamente Marinella, abbiamo deciso di partire dal liceo, oggi liceo, allora quando è stato creato Istituto Paccio, perché compie 100 anni. È un compleanno importante ed è un compleanno dove poi dovremo continuare a lavorare assieme all'istituzione scolastica, e ringrazio qui il professor Vallino, con tutti i suoi professori, con tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola, che sono tanti, e che tutti i giorni lavorano per far sì che questo istituto, che questa scuola continui a vivere e cresca. Innanzitutto il mio ringraziamento principale va ai ceramisti di Castellamonte. Come ha detto il sindaco prima, Castellamonte fa parte del circuito dell'AICC, ne è fondatrice, l'ente che racchiude le città di antica tradizione ceramica in tutta Italia, e l'unica in Piemonte, e quindi oggi chi parla di produzione ceramica in Piemonte parla di Castellamonte. E se questa tradizione non è antica ma si è rinnovata, è moderna e contemporanea, lo dobbiamo a tutti i ceramisti, alle persone che ognuna con le loro peculiarità lavorano la ceramica e tengono alto ancora il nome di Castellamonte nel circuito delle città della ceramica. In fin dei conti la mostra della ceramica è nata 61 anni fa proprio per questo, per valorizzare la produzione locale. Tanti ceramisti, tante delle persone che oggi lavorano la ceramica a Castellamonte sono passati come studenti, come insegnanti, come dirigenti nella scuola che abbiamo alle spalle. Già la scuola parte del territorio e il territorio parte della scuola. Questa è una conferma. La scuola che è molto particolare, se la vedete dentro, questa scuola è anche un museo. Si sta avverando quella cosa che avevo proposto al sindaco e che ha colto, leggendo quasi nel pensiero, questa idea del museo diffuso, insomma, che permette di essere immersi nell'arte. Questo oltretutto tutela anche l'arte dal diventare un qualcosa di elitario, autoreferenziale, dal quale siamo lontani. No, l'arte ha un'identità, ha una storia e ha una geografia. Noi abbiamo una storia, abbiamo una geografia, non siamo astratti, e tanto più noi rafforziamo la nostra identità nello spazio, nel tempo, appunto, quindi nella geografia e nella storia, quanto più avremo ricchezza e soddisfazione nel confrontarci con le altre realtà che abbiamo la fortuna e la grazia di ricevere. La mostra è stata dedicata all'Ucraina, questo perché io avevo invitato dei ceramisti ucraini a esporre. Il 28 febbraio mi rispondono che purtroppo si trovano nei sotterranei della loro città e sopra di loro stanno piovendo bombe russe e che quindi non si possono muovere e che non sarà possibile neanche ovviamente spedire delle opere. Ciò nonostante, 5 artisti dell'Ucraina sono riusciti, non so come, a far pervenire le loro opere. Le troverete al Palazzo Martinetti. Tradizione, perché se c'è una scuola che festeggia 100 anni e una mostra che ne fa 61, vuol dire che la tradizione è forte ed è radicata, ma vuol dire anche che c'è innovazione, come diceva l'assessore prima, quindi un legame che si tiene insieme tra la scuola, gli industriali, chi produce lavoro, chi la lavora la ceramica, chi la commercializza, chi la fa conoscere nel mondo. Ecco, questo luogo è davvero un'eccellenza del vostro territorio e mi fa piacere che Pasquale nel suo intervento più volte ha parlato di Canavese, non ha parlato solo di Castellamonte, di Valle Sacra, ma di tutto il territorio del Canavese, e le fasce tricolori che sono qui presenti oggi sono una testimonianza viva di come questo vostro territorio è in grado di fare rete, è in grado di fare sinergia, è in grado di mettere a sistema delle peculiarità che solo voi avete in questo campo
e avete saputo valorizzare e portare avanti davvero con intelligenza e con capacità. Dal mio punto di vista, ogni anno la mostra acquisti un po' più di internazionalità. Oggi vediamo esposte, grazie alla collaborazione con il CNA, queste opere al Palazzo Marittiretti che ci permettono anche, uno, di avere come protagonisti i giovani, e ancora di più quest'anno che ci troviamo alle spalle un istituto di giovani, è molto importante averli come protagonisti e come futuro, come farci sperare per il futuro, visto che abbiamo scoperto che ai giovani piace molto modellare la ceramica. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la partecipazione della Romania come primo ospite estero di questo grande evento. Poi vorrei ringraziare il sindaco e il professor perché non hanno rinunciato a portare avanti questa iniziativa, anche se abbiamo avuto un po' di ostacoli. È molto apprezzato lo sforzo. Poi, passando al messaggio importante che questo evento vuole trasmettere, dobbiamo riferirci all'Ucraina e vorrei congratularmi con l'amministrazione e con tutti gli organizzatori per aver avuto l'intento, e non solo l'intento, per aver proceduto in inviare questo messaggio importantissimo di sostegno ad un paese amico che sta attraversando un periodo difficilissimo. Доброго дня, мене звати Оксана, я є керівник дитячого центру «Ковчег миру». Buongiorno a tutti, sono Oksana, sono la direttrice di Orfanotrofio Arca della Pace di Mariupol. Маю велику честь і дуже дякую за гостинність, за запрошення, що можемо бути присутні на виставці, яка посвячена Україні. Per noi è un onore essere presenti qui oggi alla mostra della ceramica che è dedicata quest'anno all'Ucraina.